Una montagna di falsità sulla storia di Ronaldo, ragazzi. La Juventus non è stata condannata a pagare lo stipendio arretrato, ma è molto più articolata la storia. Noi lo spiegheremo, ragazzi, lo spiegheremo e vi preghiamo di condividere il video per far conoscere la verità. Fermi, 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 ragazzi. Mi raccomando, prima di andare avanti, iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla. Attivate la campanellina per sapere in anteprima l'uscita di nuovi video. Mettete like al video, ragazzi. Come sempre, facciamo conoscere la verità. Facciamo conoscere le cose, perché sono ignoranti gli interisti. Condividete, condividete, condividete. Bentrovati amici, bentrovati da Aldo Di Girolamo. Ragazzi, non potevo non fare un video su questa storia di Ronaldo, perché ne ho sentite di cotte e di crude. E sinceramente ho sentita e letto anche molte cose false e non vere. Facciamo un attimo chiarezza, ripetuchiamo tutta la vicenda e entriamo nel merito. Ebbene ragazzi, per quanto riguarda la stagione 2020-2021, la Juventus chiese ai giocatori una riduzione dello stipendio. In realtà in quel caso lì la Juventus chiese di posticipare il pagamento di quei soldi. Dopodiché per quanto riguarda Ronaldo erano circa 20 milioni di euro. Dopodiché Ronaldo ha firmato anche una liberatoria, perché prima firmavano un accordo in base al quale questi soldi non si venivano percepiti, c'era un accordo che questi soldi non venivano percepiti nell'immediato, ma che poi successivamente sarebbero stati integrati nelle stagioni successive o quando lui avrebbe lasciato la Juventus. Dopodiché Ronaldo ha firmato un accordo di liberatoria che liberava la Juventus e quindi che nulla più aveva diritto a prendere. C'è un documento con tanta di firma di Cristiano Ronaldo e tanto firma della Juventus. Quando il famoso Santoriello con la procura di Torino, che fece quell'indagine che non era di competenza, sapendo di non essere di competenza, ha messo su tutto quel baraccone, dopo 3 anni di indagine trovarono nella sede della Juventus il primo documento, quello della posticipazione degli stipendi, e tra l'altro lì non c'era neanche la firma della Juventus, era quindi un documento parziale messo lì in sede. E che fece? Ronaldo pensò di ottenere quel documento, tra l'altro fu la stessa procura a mandarlo subito ai legali del giocatore che ormai aveva lasciato la Juventus, per cercare di speculare, per cercare di prendere qualcosa di soldi. Ma la Juventus aveva in mano un foglio firmato da Ronaldo che era la liberatoria e quindi era totalmente tranquilla del fatto che non dovesse pagare nulla. Cosa è successo? È successo che in questi casi, per evitare di andare a causa, ragazzi, prima di andare eventualmente davanti a un tribunale, si fa con un collegio arbitrale, si fa un lodo presso un collegio arbitrale. Generalmente i 3 arbitri che dovrebbero decidere della questione vengono scelti uno da una parte, uno dall'altra parte e uno scelto dal tribunale. Ebbene, uno ha scelto la Juventus, uno ha scelto Ronaldo, entrambi comunque avvocati di Milano, che generalmente sono avvocati, a volte sono pure giudici, ma generalmente sono avvocati, e il terzo lo sceglie il tribunale. Sapete chi ha scelto il tribunale? Ebbene ragazzi, ha scelto l'avvocato Cantamessa. Avvocato Cantamessa, legale del Milan da 40 anni, iper super anti-juventino, non so come mai, però ha sempre odiato la Juventus. E cosa è successo? È successo, poi la Juventus ha fatto anche un comunicato stampa in questo, è entrata molto nel merito, è stata molto chiara. Non potevano ovviamente dare ragione a Ronaldo, perché poi io leggo Gazzetta dello Sport, la Juventus deve restituire gli stipendi al ritratto di Ronaldo, deve dargli 20 milioni di euro. Cioè, questo è un giornale che si prefigge di essere pagato e di avere credibilità. Poi fortunatamente hanno cambiato il titolo, hanno scritto no, stipendi arretrati per 9 milioni, anche questa è una falsità, perché non sono i 9 milioni che alla fine dovrebbe pagare la Juventus, non sono per stipendi arretrati. E cosa dice alla fine il verdetto del collegio arbitrale? Dice che effettivamente viene riconosciuto la validità dell'atto della Juventus nel dirci, cioè, viene riconosciuto la liberatoria firmata da entrambi le parti, quello quale Ronaldo dichiarava di non avere nulla più a pretendere, viene reso nulla la richiesta da parte di Ronaldo di integrare lo stipendio, non viene presa in considerazione la famosa carta Ronaldo con la quale la Juventus comunque si impegnava quando lui avrebbe lasciato la Juventus a percepire questi soldi, perché successivamente è stata firmata la liberatoria. Ebbene, in tutto questo dice, vabbè, allora la Juve ha vinto, cioè, cavolo, la liberatoria è valida, la richiesta di Ronaldo non è valida, la carta di Ronaldo è solo la firma di Ronaldo, non vale nulla. Allora, invece no ragazzi, con una decisione a maggioranza, perché di solito quando questi collegi arbitrali decidono sempre all'unanimità,
anche perché devono avere una certa credibilità. Invece a maggioranza, cioè scusate, quello di Ronaldo e l'avvocato del Milan anti-juventino, hanno detto che comunque la Juventus deve risarcire almeno la metà di quello che chiede Ronaldo, perché per responsabilità precontrattuali. Accordi precontrattuali di solito nascono nel momento in cui uno sta firmando non sapendo cosa sta firmando. In realtà alla Juventus nella sentenza che hanno emesso nel lodo scrivono che non c'è dolo dalla parte della Juventus, quindi la Juventus non ha cercato in nessun modo di raggirare Ronaldo. Quindi, poi tra l'altro Ronaldo, con tutti i miliardi che ha, con tutta la squadra di avvocati, il suo pensiero che vada a firmare un documento senza sapere quello che sta firmando mi viene veramente da ridere ed è pochissimo credibile. Questa è la vicenda, ragazzi. Quindi questi 9 milioni sono gli stipendi, perché gli stipendi effettivamente Ronaldo ne ha rinunciati, questo lo dicono loro, ma sono come rimborso, come risarcimento, perché per loro comunque in ogni caso il diritto c'è di averli, e anche se uno rifiuta di avere qualcosa che però è di diritto, che li deve avere, comunque in parte dovrebbe averli. Cioè, questa è la logica un po' assurda e surreale, no? Perché sono accordi tra i privati, quindi da dove nasce questo diritto naturale non si sa, non si capisce. Tant'è vero che anche la Juventus, nel suo comunicato stampa che facciamo vedere, resta abbastanza libita, e comunque tant'è vero che la Juventus comunque in ogni caso, alcuni poi pure su questa storia, la Juventus non ha previsto comunque a bilancio il pagamento, quindi non ha messo nei fondi rischi il pagamento di questi soldi. Come è possibile? Perché ragazzi comunque non lo pagherà, perché la Juventus ha già scritto che valuterà eventualmente di andare per via legale, perché comunque va bene, il collegio arbitrale si fa nel momento in cui tu vuoi evitare di andare in tribunale, e vabbè, ma nel momento in cui non si trova d'accordo, nel momento in cui non sono d'accordo, comunque prende e vado in procura, non ti pago, e se pago sullo stipendio, sul prossimo bilancio. Quindi vedrete che la Juventus sul prossimo bilancio prevederà nel fondo rischi questi 9 milioni e 7, non certamente i 20 milioni, ma questi 9 milioni e 7. Questa è la cosa, ragazzi. Poi tutto il resto sono falsità da dette dagli interisti, perché comunque gli interisti, ragazzi, o sono ignoranti in malafede. Ignoranti lo sono sempre, perché comunque non conoscono le cose, non leggono, non si informano e prendono per buono tutte le cavolate che scrivono da personaggi come Pistocchi, Ziliani o tutti i loro youtuber che sono più ignoranti di loro. Poi qualsiasi cosa che toccano loro la falsificano. In ogni caso, se alla fine la Juventus, in modo veramente assurdo, dovesse andare a pagarsi i soldi, la Juventus, non vi preoccupate, prende e paga senza problemi, perché noi abbiamo una società solida. Non siamo come un'altra società il cui il presidente deve pagare tra meno di un mese 350 milioni di euro ed è sparito. Non vi preoccupate, e comunque la Juventus non è che non ha pagato gli stipendi. Penso che adesso vi abbia chiarito bene com'è la storia. E se, ripeto, e se anche ingiustamente dovesse essere condannata a dover pagare questi soldi, la Juventus li pagherà senza battere ciglio, perché non siamo come un'altra società invece che cerca di non pagare i debiti sparendo o cercando di pagare i debiti usando altri debiti, aumentando gli interessi tipo strozzinaggio pur di non pagare, non presentandosi da un anno. Ma vergognatevi, prescritti! Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate il video qua sotto, e sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza, Juventus!